Bassano. Si riesce a girare senza problemi? No, Bassano in particolare non è proprio adatta per quelli disabili in carrozzella, per via dei marciapiedi che non ne troviamo uno liscio adatto per le carrozzelle. E lei deve passare in mezzo alla strada? Dobbiamo passare in mezzo alla strada. Parecchi marciapiedi non sono ancora idonei, poi ci sono parecchie scale, però pian pianino vedo che i cambiamenti ci sono, li hanno fatti. Siamo positivi. Ma su alcune zone è un po' un disagio, però diciamo che probabilmente adesso Bassano sta un po' migliorando questa cosa. C'è tanto da fare, c'è tanto da lavorare ancora. Sì, come su tutti i posti, d'altronde. C'è tanto da fare secondo lei ancora perché tutti quanti, anche chi si trova costretto su una sedia a rotelle, riesca a transitare tranquillamente nella città? Beh, questo sicuramente, questo è un argomento molto delicato e penso che non si arriverà mai a un livello ottimale, però insomma vediamo che stanno lavorando, perciò dai, siamo qualcosa fiduciosi. Si sta facendo? Sì, siamo fiduciosi. Bassanesi fiduciosi, insomma, anche se abbiamo sentito la strada per rendere una città accessibile a tutti indistintamente ancora molto lunga. Una campagna che Rete Veneta sta portando avanti da tempo e che non intende abbandonare, perché il sogno della piccola Beatrice di vedere la sua città davvero umana diventi realtà. E non bisogna scordare che le barriere non sono solo quelle architettoniche, ma anche quelle mentali. Ma quelle mentali c'è tante, signore. Cos'è che bisognerebbe fare? Beh, ascoltare di più quelle persone, secondo me, quello sicuramente, che loro, basta solo ascoltare loro e mettere giù dei progetti e alla fine è molto semplice, purtroppo che il problema è quello di ascoltare. Non sempre le amministrazioni lo fanno. No, no. Per non parlare del senso civico assente a volte in tante persone. E anche lì, ad esempio, un esempio, c'è la macchina proprio dove c'è la salitina per entrare con... perciò, se la gente fosse leggermente più accorta, è anche a guardare che non ci sono solo le persone che stanno bene, ma c'è anche persone che hanno bisogno.